Mister, un punto importante su un campo difficile come quello dello Spezia, ti chiedo la tua analisi di questa partita. Ma come abbiamo detto la vigilia, era una gara molto complicata, certamente da un punto di vista tecnico-tattico per la forza degli avversari, per le individualità degli avversari e soprattutto da un punto di vista nervoso, perché sono sempre gare che comunque sai che devi cercare di non sbagliare e quindi la tensione è molto alta. La squadra da un punto di vista caratteriale, da un punto di vista nervoso ha approcciato benissimo la partita, perché soprattutto la prima parte di gara abbiamo fatto bene, secondo me abbiamo creato anche i presupposti per andare in gol e quindi da quel punto di vista la squadra ha fatto molto bene. Poi ovviamente c'è stato il ritorno dello Spezia, come è normale che sia, e quindi complessivamente però nel momento, come avevo detto, ci sono dei momenti della gara, i ragazzi sono stati bravi a leggerlo, quando c'è stato il momento di aiutare, di fare anche dei rientri in più, di sacrificarsi, non c'è stato nessuno che si è tirato indietro, quindi da questo punto di vista è un punto che ci fa continuare nella nostra rincorsa e quindi lo accentiamo. Tra l'altro anche il tuo piano di gioco è fortemente condizionato da due infortuni, quindi due sostituzioni, parlo quelle di Ngonge e di Duda, e due slot bruciati, ecco. Sì, questo da questo punto di vista non siamo stati molto fortunati, perché soprattutto quando devi spendere subito un cambio, poi nel secondo tempo, nel momento in cui magari volevi modificare qualcosa, hai dovuto forzare un altro slot, quindi dopo da questo punto di vista sono stato un po' condizionato, però ripeto, è proprio in questo momento che mi è piaciuto il comportamento dei calciatori, che hanno capito, qualcuno ha stretto i denti che magari era un po' stanco, in condizioni normali magari avremmo potuto sostituirlo, invece e quindi la squadra ha capito il momento, ha reagito bene e quindi questo è un valore aggiunto di questa gara. Il percorso da compiere, lo dici spesso, è lungo e difficile, ci sarà bisogno di tutti. Oggi la copertina forse se la prende Simone Perilli, è chiamato in causa poche ore prima del fischio d'inizio, quindi ti chiedo di spendere due parole per lui, ma poi di ampliare questo concetto di unità di intenti. Sì, perché tante volte sembra che, sai, sono frasi che si dicono così tanto per dire, invece ho detto fortemente che la chiave della nostra buona riuscita, della nostra impresa, diciamo, sarà questa, cioè il fatto che tutti i ragazzi si sentano coinvolti, perché prima o poi il momento arriva per tutti. Oggi Perilli ne è una dimostrazione, lui si è fatto trovare pronto in una gara molto difficile, in un ruolo molto particolare, quindi questo vuol dire che da questo punto di vista i ragazzi stanno capendo l'importanza di questo momento e soprattutto che veramente da questo punto di vista c'è bisogno di tutti, questa ne è una dimostrazione e da qui alla fine questa sarà sicuramente una delle chiavi per raggiungere il nostro obiettivo.